Salve a tutte e tutti. Adesso è domenica sera alle 21:20. Qui il vostro Sante Chan vi saluta ancora una volta. Oggi ho caricato un video tutorial. Come radersi la barba? Con una gilette. Perché già avevo girato un tutorial come radersi la barba con la macchinetta elettrica senza sgozzarsi. Bene, spero che stiate bene. Ho ascoltato il telegiornale oggi e ho visto come non serve studiare la storia perché non si ripeta. Infatti, dal Medio Oriente giungono notizie di come bombardino scuole e uccidano bambini. Un orrore. Che quando lo facevano i nazisti erano crimini contro l'umanità. Adesso sono considerati degli effetti collaterali che servono a portare la pace e il benessere, come in Libia, come in Siria, come in Iraq, come in Afghanistan. Come chissà in quante altre parti di cui non ci informano, perché non conviene al sistema e non conviene neanche all'opposizione al sistema. Sono costernato. Ma che cosa fa mai questa NATO? Boh, niente. O magari interviene, però. E che fanno i nostri politici italiani? In che brillano? Come riusciranno a pacificare la regione? Lo dubito. In nessun modo. D'altra parte non fanno nulla in Italia. Pretendere che lo facciano all'estero è un po' troppo. Che pretese. Poi si è saputo finalmente che a Marco Pantani lo avevano ammazzato. Obbligandolo ad ingerire della cocaina. Beh, meno male, poveraccio. Per tutto questo tempo lo facevano passare per un vigliacco che si era suicidato, per un drogato. Magari non si sarà mai drogato in tutta la sua vita. Non lo sapremo mai. Ma perché hanno mentito sulla sua morte? Perché sono arrivati ad infamarlo? Boh, questo non lo sapremo mai. Poi non si fa giustizia sulle stragi del passato, su Ustica. Che continuano a cadere aerei per tutto il mondo. Che tristezza. Poi dicono che chissà la storia non la ripete. A scuola, ma nella vita reale, la storia si sa e si ripete comunque, perché quello che fa ripetere
gli eventi tragici della storia sono gli interessi economici e politici, non l'ignoranza di non conoscere gli eventi della storia. Presa alla lettera questa frase di "la storia si ripete se non la si sa", non ha senso, a meno che non sei uno scolaro della terza elementare. Infatti la storia si sa e la si ripete comunque, perché uno può avere degli interessi economici o geopolitici per ripeterla. D'altra parte, Napoleone Bonaparte fracassò nella sua campagna russa, e allora perché anche Hitler vuole avere una campagna d'inverno in Russia? Mica per ripetere Napoleone Bonaparte. Voleva vincere le risorse del paese che andava ad occupare, così come sono andati adesso in Medio Oriente e si sono impantanati in Iraq. Perché ci sono andati? Per il petrolio. Beh, poi che altro ho sentito? Certo, pubblico strano quello della televisione e anche strani lettori di giornali. A volte parlo con delle persone. Ah, già, è vero, quello che è successo in Iraq. No, ma guarda, continua a succedere. Ah, già, però non ne parlano più. Allora parliamo dell'Afghanistan. Ah, perché ancora continua? Sì, già, è vero, ma non ne parlano più. Ecco, i telegiornali in Italia quasi non parlano più di molte cose e la gente passa a credere che siccome nei telegiornali non ne parlano più, non succedono più determinate cose. È sbagliato, continuano a succedere. E quindi abbiamo un pubblico televisivo mentalmente ozioso e capzioso che, se non parlano più di qualcosa, crede che realmente non succede più. E invece continua a succedere, come quello che è successo in Abu Ghraib o a Guantanamo. Ancora continua a funzionare Guantanamo e forse anche Abu Ghraib. Però siccome che non ne parlano più, Obama aveva detto che chiudeva tutto e non ha potuto mantenere la sua promessa per i voti contrari dei repubblicani nel Senato e nel Parlamento, allora molti spettatori televisivi pensano che già tutto quello sia finito. Invece no, continua. Molti processi continuano, anche se nei media non ne parlano più. Per quello bisogna continuare a leggere ed a riflettere. Però purtroppo la gente si assopisce davanti al televisore, gli passano la pappa già pronta e non fanno lo sforzo di continuare a riflettere sui processi in atto nel mondo. Pensano che siano degli eventi isolati. Quindi bisogna affinare il proprio senso critico, il proprio senso alla critica, al pensiero critico, attraverso la lettura soprattutto e la discussione. Quindi, se volete discutere con me dei temi che più vi appassionano, mandatemi dei video commentari e io vi risponderò. Poi che altro dire? Adesso che c'è stata la delusione dei mondiali, prima o poi inizieranno di nuovo a dire la nazionale italiana nelle europee, di qua e di là. Tanto serve per distrarre la gente il calcio. E quindi sì, già i giornalisti e le televisioni, i canali televisivi staranno già a fare qualche diretta di qualche altra cosa. Tanto tutti i premi sportivi sono consolatori per le masse. Io non seguo gli eventi di massa, non mi frega. Ecco,
Non me ne può fregare di meno. Beh, adesso chiudo. Sono davvero stanco, saranno le 9:30, le 9:40. Sono le 21 e 32. Domenica 3 di agosto. Sono stanco. Freddo e inverno ancora. Mangio e vado a dormire. E magari qualcosa domani farò. Grazie a tutte e tutti di seguirmi ancora una volta, di darmi questa possibilità di esprimermi con tutti voi. E vi prego, convocate nuovi iscritti e diffondete i miei video. Siate i miei discepoli ed io in questo modo avrò il segno che mi indicherà che voi realmente mi seguite e sarò incentivato a fare molti più video. E se no, mi sconforto e magari forse non girerò più nulla se non aumentano le visioni del canale. Io delle spese, sono disoccupato, quindi mi raccomando, non demordiate, diffondiate i miei video alle quattro piattaforme sociali invece che ai 420. Moltiplicate le visioni, andate, moltiplicate le visioni. In vero il mio nome, vi mando. E così, se io riceverò quel segnale che aumentano le visioni, mi dedicherò molto di più a fare i video che a voi piacciono vedere, perché se no, se non mi segue nessuno e mi demoralizzo e mollo tutto. Mi raccomando, grazie di tutto. Arrivederci. Ciao Travaglio, ancora mi devi rispondere se ti serve, caro Marco Travaglio, un collaboratore per il tuo affatto quotidiano. Vabbè, vediamo che cosa potrò arrivare a girare domani. Ciao, dal vostro San Tenchan.